Esistono luoghi prigionieri del tempo, dove l'oscurità cela affascinanti misteri. È possibile che nella Palermo sotterranea del passato abbia agito una spietata società segreta? Una setta che vendicava i più deboli dai soprusi dei potenti? O una vera e propria organizzazione di sicari al servizio di ricchi mandanti, benefattori o criminali, ma soprattutto realtà o leggenda? Fino ai primi anni del Novecento, solo poche fonti storiche e la tradizione orale testimoniano l'esistenza della più popolare e controversa setta siciliana. Ma nel 1909 esce un romanzo che narra con dovizia di particolari le incredibili vicende della misteriosa setta dei Beati Paoli. Palermo, una perla di straordinaria bellezza che conserva un patrimonio artistico e storico di immenso valore. Ma questa città, splendida e luminosa in superficie, ne nasconde una sotterranea, buia e misteriosa, attraversata da cunicoli che portano in luoghi sconosciuti ed enigmatici. E alcuni luoghi della città sotterranea e le storie ad essi collegate vengono alla luce grazie al romanzo I Beati Paoli, che Luigi Natoli firma con lo pseudonimo William Galt, suscitando grande interesse. Il testo viene pubblicato in 239 parti dal 1909 al 1910 sul Giornale di Sicilia e diventa non solo il romanzo più letto dai siciliani nel XX secolo, ma anche l'unico libro che molta gente del popolo abbia letto in tutta la sua vita. Nel romanzo, ambientato nella Palermo del primo Settecento, si narrano le vicende degli adepti della setta dei Beati Paoli, che emettevano le loro sentenze nelle grotte e nei sotterranei della città. Erano una forza di reazione potente perché occulta, terribile perché sentenziava con processi sommari e spietata perché puniva senza pietà. Già il marchese di Villa Bianca, nei suoi diari redatti alla metà del Settecento, parla della setta dei Beati Paoli. Questa setta agiva a Palermo per vendicare i soprusi e le angherie che la nobiltà eseguiva nei confronti del popolo. Il marchese di Villa Bianca racconta le vicende dei Beati Paoli dal suo punto di vista, dal punto di vista del nobile, e quindi li considera dei banditi. Il Natoli invece narra delle vicende di questa setta sia attingendo alle verità storiche sia attingendo alla tradizione dell'opera dei Pupi. Questo spettacolo dei Beati Paoli veniva messo in scena durante delle serate speciali e permetteva di conoscere e di apprendere questa storia mitica dei Beati Paoli. Sembra che la setta sia nata per volontà di un gruppo di devoti a San Francesco di Paola, da cui presero il nome. Di giorno si travestivano da monaci indossando un saio marrone e si aggiravano nelle chiese fingendo di recitare il rosario o di essere dei confessori per venire a conoscenza dei fatti che accadevano nella città. La notte indossavano un saio nero, discutevano su ciò che avevano saputo e organizzavano le vendette da compiere. Nella sagrestia della chiesa di San Matteo, una delle tante frequentate dalla setta, si nasconde una porta segreta. Azionando un meccanismo si aveva accesso agli oscuri cunicoli che portavano negli ambienti dove la setta si riuniva. Il cuore di questa storia avvolta dal mistero è in una delle zone più antiche e popolari della città, il Rione del Capo. È qui che realtà e leggenda si confondono. È qui che, secondo la tradizione popolare e non solo, si trovava il quartier generale dei Beati Paoli. Secondo alcuni documenti, è a Palazzo Baldi che si trovava il principale ingresso al regno sotterraneo dominato dai Beati Paoli. Il marchese di Villa Bianca descrive dettagliatamente il tragitto che i membri della setta percorrevano per giungere all'ampia grotta sotterranea, la sinistra e terrificante del famigerato tribunale dei Beati Paoli.
Ma chi erano veramente? Giustizieri, benefattori per Natoli o scellerati sicari, come li definì il marchese di Villabianca? Forse tra le mura di queste vie sarà sempre possibile avvertire la presenza di un monaco misterioso, di due occhi invisibili, attenti e furtivi, che osservano e proteggono.